Ok. Ciao a tutti gli amici e gli ascoltatori di Sportface. È con grande piacere che do il benvenuto ad uno degli interpreti della pallavolo italiana ed internazionale. È un campione che ha iniziato la sua carriera a Cuneo per poi passare alla Lube, ha giocato nei club del campionato italiano e quest'anno si è trasferito in Polonia allo Zacza, quindi alla corte di Nicola Verbic. È con grande piacere che do il benvenuto a Simone Parodi. Ciao, ciao a tutti, grazie Ciao a te, Simone, come grazie stai? per l'invito. Bene, dai, ovviamente è un momento un po' difficile, però ne ho approfittato per stare un pochino a casa, un pochino con i miei, e quindi dai, è andata nella disgrazia, diciamo, ovviamente stiamo passando un po' tutti, è andata bene perché ho passato un po' di tempo con i miei genitori, con i miei affetti, che sono stato, come sapete, 7 mesi in Polonia e adesso sono qua a casa. Certo, parleremo infatti di questa esperienza che appunto per avere un feedback proprio da parte tua è diretto. Volevo proprio iniziare parlando di questo, no? Parlando di quello che ha significato per te il trasferimento in Polonia. L'estate scorsa comunque io avevo seguito tutto ciò che comunque aveva significato per te il trasferimento magari in un altro paese in un modo inaspettato o perlomeno. Apparentemente non sembrava la tua scelta primaria, però poi si è rivelata una scelta vincente perché quest'anno hai avuto un successo straordinario, MVP nell'ultima partita di Champions, primi in classifica nel campionato della Lega Polacca. Quindi raccontaci questa esperienza, per favore. Sì, guarda, come hai detto tu, l'estate scorsa è stata un pochino travagliata perché, come sempre, sono un po' abituato, su di me sono queste voci degli infortuni che ovviamente a volte sono vere, ma a volte sono un po' esagerate. Quindi ho avuto, ok, degli infortuni gravi, ma sono ormai 2 o 3 anni che sto bene fisicamente e quindi l'estate scorsa mi è dispiaciuto molto per le voci che giravano e quando mi è arrivata questa chiamata da Nicola, da Gerbic, in Polonia l'ho presa al meglio, veramente, ho detto vado là e voglio dimostrare a tutti ancora una volta che so ancora giocare bene a pallavolo come voglio io e quindi sono andato là, ce l'ho messa veramente tutta e dopo un mese abbiamo vinto la Supercoppa e in Champions siamo andati bene. In campionato eravamo primi, abbiamo finito, diciamo, prima dello stop, che eravamo primi in classifica, quindi mi è dispiaciuto molto da una parte perché potevamo vincere, però adesso diciamo che l'importante è la salute. Certo, ma infatti questa situazione del coronavirus in Polonia rispetto all'Italia è stata dilazionata, cioè lì come l'avete vissuta? L'avete vissuta un po', è arrivata più tardi? Come era la situazione lì da voi rispetto a noi all'Italia dove i casi sono stati tanti e diciamo rispetto agli altri paesi magari il contagio si è sviluppato diciamo in maniera precedentemente? Invece in Polonia la cosa è venuta dopo. Come è stato percepito questa pandemia? Guarda, in Polonia pensa che quando hanno annullato il campionato, perché non è che hanno pensato di sospenderlo, di annullarlo come è capitato in Italia, che sono andati avanti, penso, un mese e mezzo a decidere se sospendere o terminare. In Polonia, comunque, quando hanno visto che in Italia i casi erano davvero tanti, la situazione era molto critica. Hanno deciso subito di non di sospenderlo, perché noi non abbiamo avuto sospensioni, ma proprio di terminarlo. E ti dico, là la situazione era molto migliore rispetto a qua, perché noi andavamo tranquillamente a fare la spesa, uscivamo, e si iniziava a parlare un po' di mascherine, ma era una situazione normale, era solo per sentito dire, perché in Italia era peggio, e quindi hanno preso, diciamo, delle misure preventive. Ho capito, ho capito. E, sempre parlando della tua esperienza in Polonia, una cosa su cui volevo riflettere, prima ti chiedevo di Nicola Gerbic, no? Probabilmente era la prima volta che tu venivi allenato da lui, non ti era mai capitato prima, giusto? Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna di giocare con lui a Cuneo nel 2010 e poi dopo ne sentivo solamente parlare come allenatore, quindi però mi sono trovato veramente molto molto bene.
Ci credo. Volevo proprio parlarti di questo, sempre in termini di allenatori. Io so che c'è stato un allenatore che è stato particolarmente importante per te nella tua carriera, un allenatore che poi hai anche seguito, no, all'interno del tuo percorso da atleta, probabilmente, che è Alberto Giuliani. Casualità vuole che Alberto Giuliani sia anche lui in Polonia e ci sia stata anche la conferma, no, anche per il prossimo anno da parte della Second Resolve. Quindi cosa significa per te avere, tra virgolette, vicino una persona che è stata così importante nella tua carriera e soprattutto che cosa ha significato Alberto Giuliani per te, per la tua formazione? Vabbè, Alberto è il mio secondo papà, nel senso abbiamo fatto un percorso molto molto lungo insieme. Abbiamo fatto, adesso ho perso quasi il conto, 5 squadre insieme. Abbiamo iniziato a Corigliano, abbiamo fatto Verona, Cuneo, Macerata, Piacenza, sì, sono 5 squadre. E praticamente la mia carriera l'ho fatta con lui, l'ho trascorsa con lui. E cambiavo allenatore solamente in nazionale, quindi questo ti fa capire quanto io sia legato a lui e penso lui sia legato a me. E poi ovviamente è arrivato il momento di staccarci. E adesso diciamo tra virgolette. Parzialmente siete nello stesso paese. Che effetto ti fa vederlo magari come avversario, no? Nella panchina degli avversari? Cioè, che effetto ti fa saperlo lì e magari non vederlo vicino a te? Beh, guarda, io sinceramente non so ancora dove giocherò, quindi spero ovviamente di vederlo come avversario in Polonia, ma vediamo, potrei tornare in Italia. Non ho ancora deciso dove andare l'anno prossimo. Quindi speriamo che sia un po' meno travagliata dell'estate scorsa, però. Certo, ce lo auguriamo tutti, va benissimo. Allora, Simone, oltre ad aver giocato appunto tra i più grandi club del campionato italiano, tu hai fatto l'esordio in nazionale già dall'Under 19, se non vado errando, quindi già quando eri molto piccolo e poi hai fatto parte della nazionale maggiore già dal 2009, se non vado errando, no? E quindi hai avuto occasione di giocare con grandissimi interpreti della pallavolo italiana, Gigi Mastrangelo, Lasco e tutti loro. Proprio a proposito della nazionale, ci puoi raccontare un aneddoto, un episodio di spogliatoio, una cosa che ricordi sempre con piacere o qualcuno dei tuoi ricordi del tuo bagaglio con la nazionale italiana di pallavolo? Ma guarda, aneddoti ce ne sarebbero un po', ma cioè ti posso dire che comunque giocare, come hai detto tu, hai detto i nomi giusti, perché Mastro, Lasco. Mastrangelo era veramente l'uomo spogliatoio, nel senso, ho avuto la fortuna di giocare con lui, a volte era molto pesante, come puoi immaginare, ma era veramente un uomo che faceva un gruppo strepitoso, quindi quegli anni lì sono stati molto molto belli. Nel 2009 sì, ho esordito allo Star Game con la nazionale maggiore, a Monza, tra l'altro, che me lo ricordo per sempre. E quindi sì, ho avuto la fortuna di giocare veramente con grandi campioni. Certo, io da spettatrice ricordo anche tu comunque con Gigi Mastrangelo hai giocato anche a Cuneo, quindi non è stato solo per te un compagno di nazionale, bensì un compagno di squadra per tantissimi anni. E ricordo che giravano degli sketch vostri, proprio che molto simpatici, molto divertenti, in cui comunque Mastro ironizzava tantissimo con te, quindi immagino che si siano creati questi legami molto forti con queste persone che anche se non vedi nella tua quotidianità, comunque fanno parte del tuo bagaglio. È così in realtà, cioè, è così in realtà, cioè tu sei ancora legato a queste persone con le quali hai giocato per tanto tempo, anche se magari non fanno più parte della tua vita di tutti i giorni. Guarda, ovviamente sì, però il bello e il brutto, diciamo, di giocare nel nostro sport, dello sport in particolare, e comunque creiamo dei rapporti magari forti e poi col tempo un pochino li perdiamo, perché ovviamente viviamo a tantissimi chilometri di distanza e purtroppo magari non riusciamo a coltivare delle amicizie che durante stagioni intere, magari viviamo veramente 24 ore su 24 e siamo sempre sempre insieme. Il Mastro era uno di quelli. Io ovviamente ero più piccolo, quindi lui ironizzava molto su di me, come io potrei farlo con ragazzini più piccoli. Però si era creato questa sorta di ironia tra di noi e ci divertivamo parecchio. Ci credo, ci credo. Va bene, adesso volevo, prima di passare a un altro argomento, volevo farti l'ultima domanda inerente alla tua esperienza in Polonia.
come tu hai giocato per tanti anni in Italia, no? Il campionato italiano è per antonomasia uno dei campionati più belli e più spettacolari del mondo a livello proprio della qualità dei giocatori che ne fanno parte, ma anche lo staff tecnico, gli allenatori, perché comunque c'è un grandissimo bagaglio di qualità dentro gli allenatori. Che differenze ritrovi nel campionato italiano e nel campionato che hai vissuto in Polonia? Voi eravate più in classifica, quindi facevate comunque parte delle, diciamo, delle top four del campionato. A livello proprio di gestione del campionato stesso, trovi tante differenze tra il campionato italiano e il campionato polacco? Guarda, a livello di gestione, partendo dalla fine, non tanto, nel senso che è un campionato a livello gestionale, a livello logistico, a livello di trasferte molto simile. La Polonia non è un paese così grande come può essere la Russia, quindi anche a livello di trasferte mi ci sono ritrovato molto nell'Italia. E a livello tecnico e a livello, diciamo, di differenza tra le squadre, secondo me, come dico sempre, in Polonia, cioè in Italia sono le prime quattro squadre che sono veramente molto molto forti, e contro di noi anche, o contro le altre due o tre squadre polacche, secondo me non ci sarebbe storia. Perché Modena, Trento, sì, la Lube e Perugia secondo me vincerebbero 8 gare su 10 sia contro di noi contro le altre due squadre. Quindi la differenza grossa secondo me sta nelle prime quattro squadre che in Italia sono più forti, però il livello medio in Polonia secondo me è più alto. Okay. Se togliamo le prime tre o quattro squadre, il livello in Polonia è più alto. E questo è dato dal fatto che in Polonia i giocatori polacchi sono più forti degli italiani. E si trovano. I risultati che la Polonia ha ottenuto, no? Cioè, nel senso, è una formazione ormai fortissima, ha vinto tanto, no? La differenza grossa che ho riscontrato è che, comunque, come ho detto prima, i giocatori centrali, schiacciatori o anche opposti, noi li contiamo veramente su una mano, e loro vai a giocare davvero contro la terzultima in classifica, la penultima in classifica, e trovi dei giocatori polacchi, dei ragazzi giovani che sono davvero molto forti. E purtroppo in Italia, forse in questi ultimi anni, iniziano a uscire dei ragazzi molto interessanti, ma c'è stato un pochino un vuoto. Non lo dico con polemica assolutamente, lo dico con una cosa di fatto. Certo. Certo, poi voglio dire, tu avendo questa esperienza, questo confronto lo puoi fare perché l'hai vissuto proprio sul campo, l'hai vissuto direttamente, no? Va certo, bene. Certo. Adesso vorrei parlare un attimo di un'altra tematica che comunque secondo me ti caratterizza e sicuramente ti ha segnato come giocatore, come uomo e all'interno del tuo percorso pallavolistico. Quindi il 3 aprile 2011 succede un patatrac, se non vado errando, cioè un infortunio che hai avuto che comunque ti ha fatto stare fermo per lungo tempo e dal quale credo che comunque sia stato difficile riprendersi in termini forse più mentali che fisici. Io volevo proprio chiederti, questo infortunio che cosa ha significato per te e soprattutto cosa scatta nella mente di un atleta nel momento in cui è costretto a un periodo di stop e comunque nel momento in cui magari vede le sue prestazioni diverse rispetto a prima? Cioè, come si fa a reagire positivamente di fronte a un corpo che temporaneamente non performa come siamo abituati a vedere? Guarda, sì, la data l'avevo cancellata. No, scusami, non volevo. No, sto scherzando. Allora, sì, è stato un infortunio molto molto grave, come sai, e mi ha segnato ovviamente. Ma devo dirti la verità, quell'infortunio è stato molto grave, ma boh, sarà che ero giovane, sarà che sono stato fortunato nell'operazione. Io dopo 4 mesi, 4 mesi giocavo. E forse un po' esagerato, nel senso che era un infortunio dove i tempi di recupero erano molto più lunghi, addirittura 6-7 mesi per giocare, e io in 4 mesi saltavo e ho fatto addirittura l'europeo. E forse quella fretta nel fare l'europeo, nel recuperare, nel giocare, mi ha segnato un po' gli anni successivi, perché il fisico non ha reagito, diciamo, come avrei voluto, come doveva reagire. Ha reagito molto bene subito e poi nel giro di 2 o 3 anni ne ho risentito perché comunque poi ho caricato molto di più anche sull'altro ginocchio e sono stati un po' dei periodi dove non riuscivo ad uscirne,
e quindi mi ha un po' segnato, come hai detto tu, la mia carriera, questo sicuramente. Però sei stato molto bravo, cioè in una situazione come questa credo che di fronte a un atleta ci siano in parte due strade, o quella di, tra virgolette, prendere atto di una situazione e forse farsene carico e rassegnarsi, oppure c'è una riscossa come quella che sicuramente hai avuto tu, cioè questa pronta risposta al fatto di non lasciare mai comunque, no? E di non accontentarsi, giusto? Sì, guarda, come ti ho anticipato prima, ho avuto momenti molto molto difficili, non dopo questo infortunio, ma 2 anni dopo, se non sbaglio, quando sono andato a Macerata, perché io poi da Cuneo con l'infortunio sono andato a Macerata, e ho fatto i primi 2 anni bene, e già alla fine Avete del vinto lo secondo. scudetto, la Supercoppa italiana, tutto in quel Esatto, periodo. abbiamo vinto, io comunque avevo sempre giocato e stavo bene, mi sentivo come prima. E poi è scattato qualcosa anche a livello fisico e il fisico, tra virgolette, non ha più retto. E quindi ho fatto veramente molta fatica. Non lo so, forse la mia dote che di testa sono forte, non me lo voglio dire da solo, ma sono stato caratterialmente forse molto forte, perché altri nella mia situazione forse avrebbero mollato. Perché non sapevo più come uscire, ho avuto forse cos'è, 2014, 2014-15, dove davvero entravo in palestra e non sapevo come fare ad allenarmi. Poi era subentrato anche un fattore psicologico, Certo. e non solamente fisico. Magari sarei riuscito ad allenarmi, ma a livello mentale non ero a posto, non ero più pronto come prima. E quindi gli ultimi anni di Macerata sono stati veramente veramente tosti, e lì è stato l'unico momento in cui ho pensato di smettere, ma che conoscendomi sarebbe stato impossibile, perché come sai vivo per la pallavolo e gioco a pallavolo da quando ho 5 anni, e pensare di smettere per me era veramente impossibile. E invece l'ultimo anno, 2014-15, mi è passata per l'idea di farlo, perché comunque non dipendeva più da me, dipendeva dalla mia testa, dal fisico, era una cosa più grande di me. E poi dopo, di nuovo, grazie a amici, parenti e tutto, sono riuscito a tornare, ovviamente non come prima, ma ho detto: cavolo, voglio dimostrare di nuovo di saper giocare a pallavolo, e ovviamente non come quando ero a Cuneo, ma nel mio modo penso di riuscire ancora a farlo. Ma certo, sicuramente sì, e l'hai dimostrato sul campo quest'anno. A proposito di questo, volevo farti una domanda. Col fatto che tu sai che sono state rinviate le Olimpiadi, no? L'anno prossimo, quindi non si disputeranno quest'anno. Considerato appunto quanto è andata bene la stagione quest'anno in Polonia, tu un pensiero alla prossima Olimpiade, ce l'hai fatto? Cioè, ti piacerebbe in parte riuscire a rientrare, a partecipare a questa manifestazione? Perché comunque tanto i risultati e i fatti si fanno in campo, no? Quindi ti è passata per l'idea, cioè per la testa l'idea di poter partecipare alle Olimpiadi? Assolutamente sì, nel senso, guarda, io mi metto sempre degli obiettivi che magari forse sono anche più grandi di me, però per andare avanti nella mia carriera ho capito che comunque, che siano piccoli o grandi, bisogna sempre mettersi in testa degli obiettivi. E il mio obiettivo in Polonia era ovviamente quello di dimostrare che potevo giocare ancora ad alti livelli, e quello, perché no, di poter tornare a vestire la maglia azzurra. Certo. Quindi poi magari non rimarrò più deluso come ho fatto altri anni, non mi aspetto niente, ma comunque ci provo, perché no? Perché comunque secondo me se gioco bene ci posso stare, e non sono più giovanotto, ovviamente, l'anno prossimo Certo. ancora Vabbè, ma hai meno. tanta esperienza, quella conta moltissimo, no? No, quello sicuramente. Quindi io cerco di stare al meglio fisicamente, che penso in questi ultimi 2 anni ci sono riuscito, cercherò ancora nei prossimi anni, e poi dopo quello che verrà, verrà, sarà l'allenatore, sarà il campo a decidere. Quindi mi darò un altro obiettivo, che sarà le Olimpiadi dell'anno prossimo, perché no? Poi se non ci andrò non mi strapperò i capelli come magari ho fatto qualche anno fa, però diciamo che l'obiettivo ce l'ho sempre in testa. Va bene, va benissimo. A proposito di questo, quindi prima mi parlavi del fatto che ancora non sai cosa farai l'anno prossimo, però lo desidereresti di tornare in Italia, cioè è tra i tuoi desideri, è quello che vorresti in realtà?
Guarda, ho paura un po' a rispondere a questa domanda, nel senso, no, nel senso, fino all'anno scorso, cioè in me, come penso tutti i ragazzi italiani, c'era solo l'Italia, perché comunque in Italia stiamo bene, perché non perdiamo dal punto di vista anche tutto quello che c'è fuori dal campo, perché comunque l'alimentazione, la vita. In Italia si sta bene, perché alla fine uno poi in campo gioca anche bene, riesce a esprimersi al meglio anche per quello che è fuori. In Italia si sta molto molto bene. E quindi vorrei tornare in Italia, ma dopo aver fatto questa esperienza è un desiderio, ma se dovessi giocare anche all'estero non sarebbe un problema. Forse, come dicevi te, per la nazionale potrebbe essere magari un problemino, perché comunque in Italia sei più visto, sei più sotto osservazione. Quella è l'unica cosa che mi darebbe un po' fastidio, però mi ha fatto crescere veramente tanto questa esperienza. Mi ha fatto vedere che non c'è solo l'Italia del mondo, diciamo. Quindi, col senno di poi, sei riuscito prima all'Italia. Va bene, ok, va benissimo, è chiaro. L'ultima domanda che ti faccio, Simone, poi abbiamo finito il tempo, però ci tenevo ad approfondire un aspetto. Quanto è stato importante per te la figura di tuo padre? Cioè, è stato lui che ha visto in te un talento? Perché lui era allenatore, giusto? Assolutamente sì, lui allenava, ovviamente non allenava in Serie A, allenava le Serie C qua ad Arma di Taggia con il mio paese e niente, io praticamente sono stato costretto, era in famiglia mio fratello giocava pallavolo, mio cugino è Matteo Barnier che adesso è allenatore della Nazionale di Vicevolle e abitiamo a 10 metri l'una a casa di fianco all'altra. E ha allenato anche lui, ha allenato mio padre, ha allenato anche mio cugino. Quindi io all'età di quando ho iniziato a camminare, mio padre mi ha preso e mi ha messo in palestra. E quindi sono stato costretto, ma è stata una costrizione molto Ecco, piacevole ti perché ringrazio ancora per averti fatto fare questo percorso. Però volevo sapere, è stato lui il primo ad individuare in te un talento particolare oppure tu ricordi altri allenatori, altre persone che, tra virgolette, hanno visto in te un potenziale particolare? Oppure è stato lui? ma guarda, secondo me è una cosa che è venuta un po' col tempo, nel senso lui mi ha messo in palestra, ovviamente avrebbe voluto certamente che arrivassi dove sono arrivato, però lui mi ha messo in palestra poi con il passare del tempo, sai, mi ha messo in palestra a 6 anni, poi a 10, 12, 14 comunque ero bravino e quindi pian pianino tutti e due abbiamo iniziato a crescere, a crederci e poi a 15 anni ho visto Liano Petrelli e sono andato subito a Cuneo. Però diciamo che forse già a 13-14 anni si vedeva che comunque sapevo giocare bene a pallavolo. Quindi poi è stato a piccoli passi perché poi ho fatto il trofeo delle regioni, selezione regionale e quindi ci abbiamo creduto pian piano insieme e poi Liano Petrelli quello che ci ha creduto prima di tutto. Ok, va bene. Simone, ti ringrazio tanto per questo tempo che ci hai dedicato e per questa chiacchierata molto piacevole. Ti auguro il Grazie meglio per la tua carriera, dovunque sceglierai di andare. Sono sicura che darai del tuo meglio e sono sicura che sei un giocatore che fa ancora la differenza e soprattutto ti auguro di esaudire il sogno della nazionale se questo è quello che desideri. mille, Bene. grazie a te Grazie, per grazie Simone, ci vediamo alla prossima, spero di poterti vedere di persona, insomma, quando questa fase 2, 3 o quante ce ne l'intervista. Sì, saranno sarà dai, dai, dai. finita. Esatto, dai, speriamo, speriamo in Italia. Dai. Va bene, grazie Simone, ciao, Ciao, grazie mille, grazie mille, ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.